chiarimento, qualche approfondimento. Altrimenti passerei subito all'intervento di Matteo Giantomazzi, che si riferisce. Un po' più de voce magari. Buongiorno a tutti. Bene, passeremo quindi a questo punto l'altro argomento dei servizi pubblici nel nostro territorio, quello dei rifiuti. È una premessa doverosa, io ovviamente presto semplicemente la voce al direttore e ai miei colleghi, la mia squadra, i collaboratori e colleghi con cui condivido questa missione, perché poi in fondo ci sono molti amministratori, dipendenti pubblici di sala, la nostra è un po' una missione rispetto a queste tematiche che cerchiamo di affrontare quotidianamente, da dove riusciamo a risolvere, quantomeno a portare all'attenzione dei nostri territori, soprattutto quando si parla di rifiuti, dove ovviamente il raggiungimento dei risultati è molto legato alla capacità che si ha di condividere un percorso con il proprio territorio, quindi con gli operatori che lavorano nel settore, ma in generale con i cittadini, le scuole, le aziende, tutto il tessuto sociale di un intero ambito. La presentazione che vi racconterò brevemente, anche di questo trovate insomma maggiore dettaglio nella relazione cartacea, segue l'impostazione che avete appena ascoltato per il settore idrico. Quindi proveremo a raccontarvi un po' quello che è il contesto generale di questa materia a livello europeo, a livello nazionale. A livello nazionale e europeo i dati sono in realtà aggiornati fino al 2017, perché quasi in contemporanea con noi l'ISPRA ha presentato qualche giorno fa a Roma la relazione 2019, per cui abbiamo fatto contestualmente questa attività e quindi non sono ricompresi in questi dati aggiornati. Invece per quanto riguarda i dati locali, quindi sia regionali che del nostro ambito, sono aggiornati all'anno 2018, quindi quelli ancora in vigore. Poi passeremo un po' a vedere quello che succede, un focus sul nostro territorio, quindi il territorio provinciale gestito dall'autorità, dall'ATA rifiuti, e concluderemo con un po' con quelle che potrebbero essere le prospettive da qui ai prossimi mesi. Per quanto riguarda in generale il quadro normativo, sia a livello europeo che nazionale, tutto discende un po' dal fatto che l'anno scorso è stato approvato questo pacchetto, no, sull'economia circolare, che ormai ce lo troviamo in vari settori, in vari argomenti, perché come ha mostrato prima il direttore ci sono quei gol, quel grafico colorato che riguarda un po' tutti i settori della nostra vita quotidiana, dal settore sociale all'istruzione, alle risorse del pianeta, fino ad arrivare anche alla lotta alla povertà, alla discriminazione sia razziale che di genere. Per cui questo pacchetto, che poi si declina invece sull'aspetto ambientale dell'economia circolare, pone obiettivi particolarmente sfidanti per i Paesi membri, anche a livello proprio generale di potremmo definire di cultura, di obiettivi di un intero territorio europeo, perché per esempio va a definire quella che ormai con termini abbastanza noti viene definita, no, l'economia circolare, che fondamentalmente è in realtà una sfida enorme, perché ci chiede questo pacchetto di trasformare il nostro modello economico. Quindi parliamo di rifiuti, ma in realtà parliamo di sviluppo economico. Noi abbiamo per decenni, dalla rivoluzione industriale poi, ha adottato un modello di economia che viene definito lineare, per cui si ha un'estrazione di materie, di risorse per produrre energia e beni, e queste risorse finiscono poi ad essere rifiuti, quindi scarti della società. Quindi ci siamo trovati ad avere problemi all'inizio della nostra linea con la scarsità continua
di approvvigionamento di materie prime, soprattutto per paesi come quelli europei, ove principalmente e tendenzialmente poveri di materia prima, e a costi quindi sempre maggiori di approvvigionamento. E dall'altra parte, alla fine della linea, avevamo una serie di problemi sia gestionali, questi scarti che, se gestiti come tali, ovviamente causavano tutta una serie di problemi sia organizzativi che ambientali, ma poi anche un'altra volta problemi economici. La soluzione banale è collegare la punta della nostra linea con la coda e quindi generare un processo circolare, che è quello che fa la natura con i prodotti, con le proprie risorse. Il problema è che ovviamente qui parliamo di una completa ristrutturazione di un modello economico che invece è organizzato e strutturato ormai da veramente molti decenni in una certa maniera. Quindi parliamo di rivoluzionare il nostro modello economico. Un altro punto che fissa in maniera sicuramente puntuale questo pacchetto è quello della responsabilità stessa del produttore. Quindi fondamentalmente chi è responsabile del rifiuto? Il responsabile del rifiuto è ciascun soggetto produttore, quindi nel momento in cui ciascuno di noi, ma inteso come individuo ma anche come comunità, quindi come comune, come ambito, come Stato, produce, o come azienda anche produce un rifiuto, ne è il responsabile. Per cui, se ci pensate, il passaggio, no, che stiamo portando nei nostri territori a queste raccolte sempre più puntuali, sempre più spinte verso il singolo produttore, verso il cittadino, l'azienda che sia, vanno un po' nell'ottica di questa norma qua. E non è più il cassonetto in strada senza un nome, un cognome ad essere prelevato, ma è un rifiuto che viene prodotto da una famiglia piuttosto che da un'azienda, e come tale quindi viene conteggiato e avviato ai giusti processi di recupero. E perché questa è una cosa che diciamo sempre anche quando facciamo i nostri interventi nelle scuole, no? Chi è che rende possibile la trasformazione della linea in cerchio? I ragazzi, no, ci rispondono il riciclo che rende possibile alle materie prime di tornare ad essere utile, quindi materia prima seconda. Ma chi rende possibile il riciclo? La raccolta. La raccolta, almeno ad oggi è così, magari fra qualche decennio ci diranno: ma avete fatto impazzire i cittadini a differenziare, a dividere, invece adesso abbiamo questa tecnologia che ci consente di recuperare tutto senza avere materiale differenziato. Ad oggi così non è. L'unico sistema che abbiamo per consentire la trasformazione di un'economia lineare, circolare, quella di fornire alle aziende materiale ben separato, così che possa essere valorizzato in maniera efficace. Quindi quella cosa là, della raccolta, quindi della responsabilità del produttore del rifiuto, è alla base di questa trasformazione. Quindi l'end of waste, che è un aspetto invece più tecnico, più puntuale, che però fondamentalmente, rivolgendosi alle aziende, significa la stessa cosa, laddove un'azienda produce uno scarto di lavorazione, potrebbe, grazie alle norme, si potrebbe provare a fare in modo che anche quegli scarti lì possano diventare risorse e non generare rifiuto attraverso il riutilizzo. Obiettivi da raggiungere, sono anche questi particolarmente ambiziosi, e quindi una sfida per i paesi membri e anche per la nostra comunità. Quindi raggiungere il 70% del riciclo, che attenzione, non significa 75% di RD, raccolta differenziata, perché la raccolta differenziata è la percentuale di materiale che viene raccolto appunto nei nostri contenitori. Da quella parte lì un certo quantitativo può essere selezionato come scarto, quindi perché è stato messo nel contenitore sbagliato, oppure perché si è effettuata una raccolta differenziata non conforme alle regole CONAI o altro, e quindi quella percentuale che noi dobbiamo raggiungere si attesta al 70% di effettivo recupero di materia o di energia energetico, e solo il 10% del materiale che produciamo come rifiuti può andare in discarica, non più del 10% massimo. Per quanto riguarda il quadro nazionale, abbiamo
principalmente gli aggiornamenti al testo unico ambientale, che i principali, ovviamente lo accennava prima anche il direttore, che anche nel mondo dei rifiuti si è seguito un po' quello che è avvenuto un decennio fa, anche più nel settore dell'idrico, quindi si è costruita una governance a due livelli, in cui c'è innanzitutto vabbè, un livello sovranazionale che quindi detta per i paesi membri queste politiche, questi obiettivi, poi abbiamo l'ARERA come diciamo, soggetto regolatore nazionale, e poi i livelli locali, che quindi sono regionali e provinciali, e quindi gli ambiti, i territori d'ambito e gli enti d'ambito come il nostro. Per quanto riguarda le modalità di affidamento, si è espressa quindi prevedendo delle forme per l'affidamento dei servizi, sia di trasporto che poi successivamente di trattamento, raccolta e trasporto e successivamente di trattamento, e anche per quelle modalità di redazione dei contratti di servizio. Le regioni le hanno sviluppate, anche la regione Marche, uno schema tipo che poi gli ambiti dovranno adottare nei propri contratti con i soggetti gestori, e andando a individuare anche quelli che sono gli obiettivi ovviamente conformi a quelli che sono compresi nel pacchetto della normativa europea. Anche l'ARERA ha iniziato la sua attività normativa, per cui si è insediata e ha subito iniziato a lavorare su questo settore, emanando i primi provvedimenti, in particolare le due delibere che vedete, che poi sono entrambe di fine ottobre, quindi molto recenti, una che ovviamente i comuni stanno conoscendo molto bene, perché va ad incidere su quello che è il metodo tariffario, come applicare la tariffa ai cittadini dei territori italiani, e quindi anche definisce anche quali sono i costi effettivi che possono essere inseriti dentro a quel conteggio tariffario. E l'altra invece è una delibera più orientata all'aspetto della relazione con il cittadino, e quindi come garantire la trasparenza del servizio, quindi definisce una serie di indicazioni nei confronti di chi gestisce sia la tariffa che il servizio, su come adottare strategie che sappiano rendere trasparente questa attività nei confronti della popolazione. Questo quadro normativo è andato a identificare una serie di territori d'Italia, così come avete visto prima nel settore idrico, l'Egliato, che quindi sono in questo caso gli ambiti territoriali ottimali, esattamente alla stessa maniera, e anche in Italia si sono un po' le regioni diversificate nell'approccio, ma in generale sono 76 gli Egliato rifiuti in Italia, di cui tra 20 e 35 non risultano avere ancora un ente di governo di ambito. Per cui il discorso che si faceva prima, no, sul fatto che il settore dei rifiuti sia piuttosto indietro, non a livello dei risultati, perché poi come vedrete in Italia ormai da quantomeno un decennio, ma in molti territori anche di più, si sono fatti importanti passi avanti sia nella gestione che poi nel trattamento e nel recupero dei nostri rifiuti. Per cui ci poniamo ormai a livello nazionale, per quanto poi in Emilia, nella grande percezione generale, ci arrivino spesso i casi di mala gestione, ma l'Italia in realtà è uno dei paesi virtuosi in Europa nella gestione dei rifiuti, si pone sempre in posizioni abbastanza buone. Invece siamo abbastanza indietro dal punto di vista della regolazione, della governance, perché in realtà è cambiata molto di recente. In questi ultimi anni l'ARERA è stata istituita nel 2018, sono stati introdotti gli enti di ambito appunto pochi anni prima, quindi si è cambiato proprio il modo di regolare e organizzare a livello nazionale il servizio, e quindi ovviamente siamo in una fase di estrema trasformazione da questo punto di vista. Le risorse messe a disposizione dei territori per questo tipo di materia sono importanti, e in realtà non sono cambiate rispetto a quelle che presentate l'anno scorso, quindi ho tolto il dettaglio che comunque lo trovate nella relazione, i soliti progetti LIFE, Horizon,
che rimangono in vigore, perché quello era dal 2016 al 2020 l'arco temporale dei finanziamenti, sono rimasti ancora gli stessi. Ma il dato che viene fuori un po' anche dalla lettura dei commenti rispetto a questi finanziamenti è questo qua: come in realtà il settore pubblico stia sempre di più cercando di investire per rendere funzionale ed efficiente il sistema, così da attrarre investimenti privati, perché ovviamente non si può pensare di gestire tutto questo comparto in maniera esclusiva e diretta con fondi pubblici, ma bisogna avere la capacità di rendere economia circolare, quindi attrattivo un sistema, quindi non solo perché ambientalmente è giusto, bisogna puntare sull'economia circolare, ma perché diventa anche economicamente vantaggioso, altrimenti rimane un sogno l'economia circolare, se non riusciamo a tradurla anche in efficienza economica. Per cui tutti i finanziamenti sono orientati verso questa capacità di ottenere questo tipo di risultato. Vi do anche qualche dato sui risultati, che dicevo essere piuttosto incoraggianti e che raccontano un percorso che è stato già avviato con un certo successo. Qui abbiamo innanzitutto due tipologie di dati su cui l'Unione Europea, in generale la normativa anche nazionale, puntano: quello della produzione pro capite del rifiuto e quello della raccolta differenziata, quindi del materiale che poi viene avviato al recupero, perché sono due dati estremamente importanti entrambi da due punti di vista. L'Unione Europea ci dice che la prima mossa da mettere in atto è quella della prevenzione, fare in modo che i rifiuti vengano prodotti sempre meno, perché un rifiuto non prodotto evita la gestione dei costi di quel rifiuto e la gestione poi sostenibile di tutta la catena. Quindi la prima operazione da mettere in atto è la prevenzione, quindi provare ad abbassare quegli istogrammi, quei grafici, il più possibile. E in Italia ci posizioniamo più o meno sui 500 kg pro capite anno, quindi ciascun cittadino italiano produce circa 500 kg di rifiuti a testa, che è in linea con quella che è la media dei paesi UE28. In realtà i paesi UE15, quindi i nuovi stati membri, hanno una produzione pro capite più bassa, quindi da questo punto di vista si considerano maggiormente virtuosi, ma in realtà, lo vedremo in un grafico successivo, questo dato ovviamente è molto legato alla disponibilità economica delle famiglie e al PIL del paese, quindi paesi e regioni che hanno minore disponibilità tendenzialmente producono meno rifiuti. Per quanto riguarda la situazione locale, appunto la regione Marche si pone in linea con la media nazionale, abbiamo 522 kg nell'anno 2018 pro capite nella regione Marche, nel nostro bacino della provincia di Ancona siamo a 499 kg abitante anno, e questo dato appunto è completamente in linea con quello medio nazionale. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani nel territorio dell'Unione Europea, vedete la parte marroncina degli istogrammi è quella che racconta la discarica, che nel tempo sta progressivamente in tutti gli stati abbassandosi. Vedete, questa è la figura dell'anno 2016, in cui in questo caso si inverte un po': i nuovi stati membri dell'Unione Europea conferiscono una quantitativa molto importante ancora di rifiuti in discarica, producendone meno, invece i primi stati membri iniziano davvero a portarne una quantità inferiore. E poi ci sono ovviamente alcuni paesi che hanno, vedete, però, grandi percentuali di recupero energetico tramite l'incenerimento, la linea gialla, i paesi del nord Europa, di cui spesso si racconta la grande virtuosità, però vedete in realtà il grafico, la parte verde del grafico, che è quello che viene avviato al recupero, è in linea con quello che facciamo in Italia, anzi a volte siamo anche più bravi, e loro investono molto nel recupero energetico, che invece l'Unione Europea ci dice essere uno step successivo a quello del recupero di materia, perché ovviamente con il recupero energetico ci giochiamo la possibilità di riutilizzare la materia
che si sta esaurendo nelle nostre miniere e nei nostri giacimenti. Questo è un po' l'andamento della produzione pro capite dei rifiuti in Italia, che ha avuto un importante abbassamento nella prima parte degli anni del 2000, e in questi ultimi anni stiamo avendo una situazione abbastanza instabile, sempre appunto leggermente sotto i 500 kg pro capite. E questo invece è un grafico estremamente interessante, perché appunto collega le colonne che vedete blu e verdi, che sono la spesa delle famiglie e il prodotto interno lordo, alla produzione dei rifiuti, perché spesso si dice tra gli addetti ai lavori che è facile ridurre la produzione dei rifiuti quando si è in recessione o quando si vive in regioni meno sviluppate dal punto di vista economico, e quindi l'Unione Europea l'ha messa proprio come uno degli indicatori da analizzare. La possibile andamento opposto di queste due tendenze, e vedete che si è verificato diverse volte, l'ultimo anche nel 2016-17, in cui c'è stato un incremento dei due lati legati all'aspetto economico e la riduzione invece della produzione dei rifiuti. Quindi questa è la tendenza che dovremo cercare di perseguire, un incremento della ricchezza ma legato a una comunque riduzione della produzione del rifiuto. Invece per quanto riguarda la raccolta differenziata stiamo, vedete, in tutte le regioni, insomma, le macro aree del paese, e anche in Italia, avendo una costante incremento di quel dato, che sta mano a mano avvicinandosi a quelli che sono gli obiettivi della norma. Per quanto riguarda il nostro territorio regionale, vi dicevo, siamo particolarmente soddisfatti e felici dei risultati che stiamo conseguendo, perché proprio in questi giorni appunto che si stanno presentando questi dati a Roma nazionali, le Marche stanno figurando come terza quarta regione d'Italia, ormai stabilmente in realtà da un po' di anni, e quindi anche come luogo di studio per altri territori. Siamo quasi al 70%, sia come dato regionale che come dato provinciale. Questa invece è un grafico un po' particolare, che in realtà è una stima, una simulazione di quell'aspetto che vi dicevo prima. Sì, siamo a livello nazionale circa 55-56% di RD, ma quello quanto significa a livello di recupero, quindi di effettivo avvio del materiale a recupero? Entrambe queste stime, che sono fatte con formule differenti, portano a dire che, diciamo, una decina di punti probabilmente in meno, quindi c'è una perdita di circa un 7-8% di quello che è RD rispetto a quello che poi effettivamente è riciclo, recupero di materia. Questo è un grafico molto bello, l'avevo presentato anche l'anno scorso, ma ve lo racconto di nuovo, perché è un grafico che ci racconta che l'economia circolare in realtà è partita, funziona anche ormai noi. Nel 2001 la Regione Marche faceva il 12% di raccolta differenziata, e questo comportava un conferimento in discarica di più di 700.000 tonnellate di rifiuti, quindi la quasi totalità della produzione dei rifiuti regionale andava a finire sottoterra nelle nostre discariche. Nel 2017, facendo il 65-56-18, è diventato quasi 70, e quindi il dato è ancora in miglioramento, vuol dire che portiamo poco più di 250.000 tonnellate di materiale nelle nostre discariche regionali. Questo ovviamente significa che la differenza tra i due dati, tra i 750 e i 250, è quello che va a economia circolare, va a recupero di materia o in alcuni casi molto residuali nei nostri territori di energie, favorendo quindi il recupero delle nostre risorse e rendendoci in parte autonomi dalle materie prime. Per quanto riguarda la ripartizione percentuale della gestione dei rifiuti in Italia, vedete che ancora la discarica ha un 23%, quindi un peso
su cui bisognerà sicuramente lavorare, perché vi ricordate che abbiamo il 10% massimo di obiettivo da raggiungere entro il 2030. Per quanto riguarda il resto delle frazioni, diciamo, collaborano tutte quante al raggiungimento appunto degli obiettivi sia di recupero energetico, di incenerimento, sia di recupero di materia nel caso del compostaggio, trattamento biologico, in cui abbiamo anche recupero della materia circa il 27%, quindi quello è quello che invece va ad effettivo recupero di materia. Quindi un quadro abbastanza diversificato, il che significa che ci stiamo muovendo in un po' tutte le direzioni suggerite dalla normativa europea. Vedete, dato, è una chicca, ma compare il compostaggio domestico, 1%, per quanto poco, ma il fatto che stiamo coinvolgendo i nostri cittadini nel trasformarsi in piccoli impianti diffusi sul territorio ha un'incidenza su quella che è una gestione invece industriale. Un quadro complessivo delle gestioni che ci sono nei nostri territori, questa è un'analisi che ha fatto Invitalia, che ha coinvolto il 76% della popolazione nazionale. Abbiamo trovato 803 gestioni attive nel territorio nazionale con 368 operatori diversi, con un bacino medio di utenza pari a circa 62.000 abitanti e 6 comuni. I gestori mediamente presenti per ogni lato sono 5, quindi diciamo che non c'è più come qualche anno fa una parcellizzazione estrema delle gestioni, stiamo andando verso una gestione maggiormente territoriale e anche in questo caso nel settore di tutti ci sono ancora esistenti tuttavia gestioni in economia. Questi grafici ci dicono invece come viene affidato il servizio nel territorio nazionale. Se guardiamo dal punto di vista, il dato dal punto di vista dei comuni, quasi il 60% dei comuni affida il servizio tramite gare e circa il 30% tramite una gestione in house. Se prendiamo come riferimento invece la popolazione, aumenta l'in house, questo significa che i comuni più grandi, i territori più grandi, tendono a prediligere la gestione attraverso affidamenti in house providing rispetto a gare pubbliche, per quanto i due comparti insomma si assomiglino anche dal punto di vista della popolazione. La durata media degli affidamenti, anche qui rispetto a anni fa, quando gli affidamenti erano spesso molto, molto brevi, si stanno allungando molto. Vedete che addirittura anche con gara, che tendenzialmente le gare sono quelle che prevedono affidamenti più brevi, si sta allungando in maniera significativa la durata delle gare, addirittura vicino agli 8 anni il dato medio, e anche in house, vedete, addirittura siamo ad oltre 16 anni di affidamento della gestione. Per quanto riguarda la tipologia di imprese, principalmente abbiamo imprese private, il 52%, e il 35% sono costituite da imprese pubbliche. Si diversifica in maniera abbastanza importante da regione a regione. È un comparto, così come quello idrico, anche quello dei rifiuti, che è in grado di valorizzare in maniera estremamente importante i valori economici. Abbiamo una produzione pari a 9,4 miliardi di euro e anche in questo caso la situazione è abbastanza difforme nei territori, ma anche da questa tabella si evince come si sta gradualmente andando verso una dimensione maggiore di gestori, cui sono diventati pochissimi micro, diminuiscono quelle piccole, vedete 150-70 quelle grandi, che vengono considerate ormai più del 20% delle aziende del nostro territorio sono considerate di grandi dimensioni. Invece fa ancora fatica a decollare l'aspetto del multiservizi, quindi della gestione congiunta di più tipologie di servizio. Solo il 12% delle aziende italiane ha una gestione con più servizi oltre a quello rifiuti. Nella stessa maniera anche all'interno del servizio dei rifiuti
la maggior parte dell'azienda, circa il 70%, si occupa esclusivamente di raccolta, spazzamento e trasporto, a fare il ciclo integrato, quindi anche la gestione del recupero degli impianti è solo il 30% delle aziende. Investimenti, si sta continuando a investire molto sui sistemi di raccolta, ancor più che sulla gestione degli impianti. E quello che riguarda il quadro normativo locale, regionale, ovviamente, lo dicevamo anche prima anche il direttore, del presidente, stiamo lavorando a quella che è la pianificazione d'ambito, a cascata di quella che è stata la pianificazione regionale, che punta su una diminuzione del 10% del dato medio della produzione pro capite, un raggiungimento del 70% della raccolta differenziata in ogni lato e una minimizzazione del conferimento in discarica, che sono gli stessi, se vi ricordate, obiettivi generali che poneva anche la norma nazionale europea. La regione anche si è espressa anche con una norma, la legge regionale sulla tariffazione puntuale per favorire la diffusione, e anche sulla norma che si è espressa sulla possibilità del recupero energetico, ad esempio tramite il CSS. Per quanto riguarda la prevenzione della produzione di rifiuti nel nostro bacino, stiamo mettendo, che dicevo prima, è una delle, anzi la prima attività da mettere in campo. Stiamo nel nostro territorio mettendo in campo molte azioni da questo punto di vista, e abbinate a quella che è il buon dato della raccolta differenziata, ci permettono di raggiungere questi risultati che sono davvero molto incoraggianti. Dal 2006-2018 abbiamo fatto questo balzo, portavamo 270.000 rifiuti, il grafico di prima ce lo diceva, in discarica, oggi ne portiamo meno di 75.000, quindi ci abbiamo sottratto quasi 200.000 tonnellate di materiale dalle nostre discariche. Come abbiamo fatto? Una buona parte è stata avviata al recupero, perché siamo passati da 48.000 a 160.000, e una parte è dovuta al fatto che siamo stati bravi a produrne meno, quindi alla prima politica, quella della prevenzione, meno 82.445 tonnellate nel nostro territorio provinciale. Sì. Allora, 270.000 tonnellate che sono state conferite in discarica, che sono calate a 75.000 circa nel 2018, con una quindi riduzione di quasi 200.000 tonnellate. A questo dato hanno contribuito sia l'incremento del recupero e della raccolta differenziata, sia le politiche di prevenzione, che hanno fatto sì che in generale il cittadino del nostro bacino, della provincia di Ancona, producesse meno rifiuti rispetto al suo corrispettivo di 10 anni fa, 12 anni fa. I progetti di prevenzione, appunto, vi dicevo, sono molti e diversificati, appunto li trovate nel nostro sito. Comunque in generale agiscono su un po' tutte le tipologie di materiale, dalla frazione organica, quindi la lotta allo spreco alimentare, all'attività di compostaggio domestico, all'introduzione di sistemi che possano abbassare la produzione del rifiuto differenziato, come quella dei pannelli rinnovabili, l'incremento della diffusione dei centri del riuso nel nostro territorio, la diffusione delle ecofeste, quindi manifestazioni che sappiano abbattere il proprio impatto ambientale, la riduzione degli imballaggi, plastic free. Adesso per esempio questa mattina, insomma, avete visto anche in questa sala l'introduzione dell'acqua alla spina e l'utilizzo di bicchieri compostabili al posto di quelli in plastica usa e getta, e quindi in generale una maggiore attenzione allo stile di vita dei cittadini del nostro territorio, quanto più possibile sostenibile. Per quanto riguarda invece, questo era relativamente alla produzione pro capite dei rifiuti, invece per quanto riguarda il dato della raccolta differenziata, vedete, ormai il nostro bacino ha fatto una scelta abbastanza chiara e drastica di passare a sistemi di raccolta prevalentemente domiciliare, raccolta porta a porta, quindi con l'individuazione puntuale del produttore del rifiuto. Sono tutte le aree verdi chiare e verdi scure. Alcune aree hanno ancora sistemi misti, si stanno
orientando verso la domiciliare come il resto del territorio. Gli impianti nel nostro territorio sono presenti l'impianto di PMB di Corinaldo, che fino a qualche anno fa era l'impianto di compostaggio, è stato convertito nel trattamento della frazione secca, quindi in bocca alla discarica c'è un impianto che recupera quello che è possibile recuperare dal materiale che finisce nell'indifferenziato dei nostri cittadini. Poi abbiamo le discariche, fortunatamente siamo messi bene, abbiamo la discarica di Corinaldo che ha ancora una lunga fase di vita, e per quanto riguarda l'impiantistica da realizzare siamo a un livello abbastanza avanzato di progettazione e pianificazione per gli impianti del recupero dello spazzamento stradale, e anche quel materiale può essere avviato al recupero, principalmente ghiaia, ghiaccino, sabbia o materiali che si raccolgono nei cestini, e i rifiuti biodegradabili che, ovviamente, avendo convertito l'impianto di Corinaldo, siamo sprovvisti in questo momento dell'impianto per il trattamento della frazione organica, che quindi sia lo spazzamento che la frazione organica lo stiamo portando in impianti estranei al nostro territorio. Quindi sono le due livelli impiantistici su cui sono più urgenti e necessari gli investimenti del territorio. Anche a livello di educazione e comunicazione, sia con i cittadini che con le scuole, mettiamo in campo tante azioni e tante attività. Lo scorso anno, per esempio, è andato sulle scuole, abbiamo coinvolto 204 scuole, 550 classi e oltre 11.000 alunni nei progetti di didattica che andiamo direttamente a fare dentro le classi di tutti i nostri comuni, con 800 ore di didattica. E quindi l'attività, concludo, l'attività che abbiamo in piedi di realizzare, ovviamente, c'è quella di ultimare il piano d'ambito. Abbiamo nell'anno 2019 fondamentalmente chiuso la parte di redazione, e puntando molto sul modello organizzativo di raccolta, quindi ciascun comune ha fatto le proprie scelte a livello di raccolta e anche in generale sull'impiantistica che vi raccontavo. L'affidamento della gestione, che la deriva dell'assemblea, anche qui si è espressa con una scelta di proseguire con il percorso dell'affidamento in house. Ci stiamo anche avvalendo della procedura collaborativa con ANAC per individuare il percorso più efficace per arrivare a questo tipo di affidamento del servizio, e quindi continuare in generale anche con la fase dell'attività istituzionale, quindi servizi a disposizione dei nostri comuni, sia a livello di campagne, iniziative che sappiano promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti, sia con interventi invece orientati verso l'incremento e il miglioramento della performance di raccolta differenziata. Vi ringrazio. E...